Bene, bene, bene. Oggi numero tondo, sono 20 giorni che pedalo. Ormai penso sia la penultima tappa, farò quota 21, quindi 3 settimane piene. Sto partendo da Gussago, sono davanti alla loro cattedrale gigante e molto sobria con i leoni in difesa proprio di fronte. Il cielo è sereno, leggermente nuvoloso, quindi forse un pelino fresco. Le previsioni dicono che ci sarà il sole tutto il giorno. Punto ad arrivare a Milano e domani appunto sarà l'ultima tappa del mio viaggio. Sono un po' triste, si vede che sono un po' triste. Così, guarda, faccia triste. Simone, fai una faccia triste. A dopo ragazzi, si pedala. Ragazzi, volevo farvi vedere il Colle Barbisone. Primo perché mi fa ridere tantissimo il nome Barbisone e poi perché quella là sopra è la Santissima, un edificio che loro definiscono un castello, ma non è un vero e proprio castello, penso sia una dimora privata o fu una dimora privata. Lo chiamano castello perché ha quelle torri molto sobri, un po' come la loro chiesa. E quello è il monte dal quale si vede tutta la pianura intorno. E domina soprattutto le valli del Franciacorta che cominciano qui, proseguono di lì e sono tutte qua intorno. Volevo solo dirvi questo. Ragazzi, secondo voi che cos'è quella gabbia lì? Che bestie dovrebbe contenere? Non c'è niente. Non c'è scritto niente da nessuna parte. Ce n'è una piccolina anche lì. E boh. Guardate, è un tubo di rete. Non so, se lo sapete voi. Fatemelo sapere e ditemelo. La cosa figa di aver avanzato 4 prugne ieri a pranzo è che oggi ho anche la marmellata. Ragazzi, mi sono dovuto fermare un attimo perché sono nero. Ho fatto la prenotazione in un albergo a Milano, che era ok, in offerta e tutto. E come al solito, nelle note scrivo che sono in bicicletta e avrei necessità di ritirarla. Non ho mai avuto nessun problema a dover ritirare la bici. Qualsiasi albergo ha sempre una stanzina che tipo sì, ma hanno comunque fatto pagare 3 euro, ma me l'hanno fatta ritirare. Altri me l'hanno fatta mettere addirittura in stanza. E da questo albergo invece mi rispondono che non hanno posto per mettere la bicicletta. Io gli rispondo di nuovo dicendo che senza poter mettere la bicicletta all'interno non posso andare in albergo e lasciarla fuori la notte a Milano, soprattutto, figurati. E niente, loro non mi hanno più risposto. Allora tramite Booking ho fatto la richiesta di cancellazione senza la penale, perché comunque da contratto c'era la penale di 24 euro, 25 euro sulle 29 del costo della stanza. E dico, se è una mancanza tra virgolette tua, dovresti avere un occhio di riguardo e dire ok, vabbè, cancelliamo senza comunque una penale. E invece no, questi qui hanno voluto comunque addebitarmi 24 euro e 49, quanto sono.
Una volta che ho visto l'addebito, ho provato a telefonargli per chiedergli spiegazioni e tutto. Questo ancora si è arrabbiato perché ha detto che sono io che non l'ho letto, che di qua, che di là. E mi ha detto: guarda, se vuoi io ho un posto auto nel cortile, costa 15 euro, ma visto che è una bici posso fartela a 10 euro solo perché sei tu. Ma vaffanculo. Niente, la prenotazione comunque c'è ancora, ma dubito di voler andare in quell'albergo. Guarda, piuttosto gli lascio sti 25 euro, vado in un altro dove mi hanno detto che comunque da loro si può ritirare la bicicletta. Devo ancora prenotare, anche perché sono solo nervoso, quindi sto pensando un attimo a come muovermi. Ma sulla carta hanno ragione loro, perché comunque di legge, secondo Booking, hanno ragione loro, ma lo trovo un atteggiamento disonesto, anche perché la camera l'ho tenuta praticamente impegnata dalla prenotazione alla disdetta forse un'ora da quando mi ha risposto loro. Quindi mannaggia, niente, sono nervoso per quella questione. No, non sono diventato povero, non diventerà ricco neanche lui che mi ha fatto questo numero. Mi spiace che esista sta gente disonesta. Poi davvero, dopo il Covid, dopo tutti i problemi che sono stati, devi attaccarti così? Boh, vabbè. Intanto mi godo sti paesaggi sull'Adda. Dunque, aggiornamento, sono arrivato in un hotel che non è quello che mi ha trattenuto i soldi per la disdetta. Quei 25 soldi li ho persi, ma non avevo proprio voglia di andare da loro e vabbè, piuttosto li ho persi e vaffanculo. Questo me ne è costato gli altri 33, quindi siamo a quota 58 soldi, che sarebbe un bel hotel. A quei soldi lì si prende un bel hotel, e invece sono in questo hotel. Così, col ventolone, perché l'aria condizionata ci sarebbe, ma costa altri 4 soldi, giusto? Qui abbiamo il bagnettino con la docciolina. Tutto qui. Vabbè, è l'ultima notte, mi sono fatto fregare un po' così, un po' da pollo. La bici l'ho dovuta mettere sul balcone di là, ma almeno è dentro. E pazienza, adesso mi lavo, mi riposo, decido se andare a mangiare o no, e domani ultima tappa Milano Vercelli. Buona serata a tutti.